allontanarti dalla sedia, tu pensi che a un certo momento avrai voglia di tornarci o mai hai tagliato? Ora provo la riga geniale o in generale? In generale. No, ora come ora non è una cosa che mi interessa. Poi c'è stato il Covid, io penso che il cinema si sta riaffermando, ecco, questa è la mia impressione, che comunque il cinema si sta riaffermando, la necessità del cinema proprio rispetto agli streaming che possiamo. E dunque no, io per ora non ho intenzione di tornare. No, mi fa piacere sentire questo perché trovo che ormai le serie ci stanno invadendo in una maniera insopportabile. Cioè... Beh sì, poi però appunto, si parla più di serie che di cinema, poi se vai ai ristoranti, se ascolti le conversazioni delle persone. E secondo me questo è pericoloso anche, perché in un certo senso. Anche se sono fatte molto bene, per esempio io stavo vedendo su Netflix questa Squid Game, che i miei figli me l'hanno consigliata, mai avrei creduto che potessi... E invece è una serie sudcoreana, però si sente che è scritta e diretta da una sola persona, che ha un unico sguardo e un punto di vista molto chiaro. Allora, quando sono così, anche se sono... serie o cinema, però sento proprio, come dire, sentivo questo dubbio morale, il quesito morale che pone questa serie, senti sulla tua pelle tutta una serie di cose, però tu percepisci che c'è uno sguardo coerente e unico. Quando è così va bene, e quando tutto per succedere, cioè, il regista, sono quattro registi, 100 sceneggiatori, e allora a quel punto se lo sguardo deve diventare sempre uguale a quello che l'ha cominciata, è come se tu rinunci proprio a dare la possibilità all'altro regista di esprimersi veramente, no? Allora, se una serie scritta e diretta da una sola persona, secondo me ha una forza. Certo, se non il regista non intercambia. Esatto, ci sono, esatto. Però non può essere così, no? Infatti le serie sono del canale che le produce, se ci pensi. Si dice il cinema degli autori, e le serie sono del produttore, perché non conta tanto chi la fa quanto chi la trasmette, e per me questo non è giusto. Allora se poi si abitua il pubblico, però ripeto, essendo scritte molto bene, visivamente sono sempre più belle, non sono quelle, diciamo, che produciamo noi nella maggior parte dei casi, che sono abbastanza per un pubblico, diciamo così, un po' agé, si può dire, però insomma, su Netflix ci sono delle serie scritte molto bene, però è anche molto semplice ingannare lo spettatore con una buona scrittura, con una buona fotografia, eccetera, eccetera. Dunque si instaura un rapporto soltanto di intrattenimento che secondo me alla fine fa perdere. Si sposta un po' anche la responsabilità dell'autore, cioè diventa di più autore esatto. Chi l'ha scritto che non chi la dirige. Esatto. Si parla spesso di una serie di tale scrittore e non di tale regista. Esatto. Questo... Ripeto, ce ne sono di bellissime, ma sono veramente l'1% rispetto alla produzione. E allora... Invece il rapporto col cinema, rispetto, insomma, secondo me il cinema è anche più utile da vedere per non perdere tempo.